tutti, gente! Bentornati a quest'altra nuova puntata! Dopo molto tempo, torniamo a vedere un videogame per la console Sega Saturn, finalmente! Vi dico soltanto una cosa, siamo a cavallo di un drago e noi lo utilizziamo per fare cose per liberare il mondo dal male. Forse l'avrete già capito di che si tratta. Godetevi la recensione, gente! Tutti voi pensate che su Sega Saturn siano usciti esclusivamente giochi in 2D e giochi tridimensionali non all'altezza della PlayStation 1? Dovete ricredervi, nell'anno 1995 il team Andromeda, uno dei pochi team che credeva appieno nel Sega Saturn, rilasciò il primo capitolo di una serie che ha fatto grande gioia tra videogiocatori Sony e Sega. Si chiama Panzer Dragoon. Ovviamente dovremo cominciare dalla storia, qui viene spiegata molto bene dalla sua ottima sequenza introduttiva. Il nostro protagonista, durante una battuta di caccia, è entrato in una base segreta. C'è un mostro enorme che sta per ucciderlo, ma viene salvato, è così per caso, dalla caduta di un masso sopra la testa di questa brutta creatura. Ma mentre il nostro eroe buono sta per morire, dei due cavalieri di prima, gli vengono dette delle parole molto importanti e tramite telepatia gli permetterà di cavalcare il suo grande drago. E ovviamente il nostro buonista di turno è morto e il nostro protagonista comincerà una nuova avventura. Una storia che è semplicissima, ma che viene spiegata in modo molto poetico. Ma non concentriamoci tanto su di essa e diamo invece un'occhiata agli aspetti tecnici di questo titolo grandioso e vediamo prima la grafica. Graficamente com'è? Se voi pensate che il Sega Saturn non vada bene per sfruttare bene il 3D, vi sbagliate.
abbiamo un 3D che lascia veramente a bocca aperta. Anche oggi riesce a sorprendere. Abbiamo ambientazioni tutte bellissime, poetiche, con un ottimo effetto di profondità. Ci sono certamente anche elementi bidimensionali che servono certamente per rendere più suggestive le location, ma sono molto ben realizzati. E anche ben realizzati sono i personaggi, che sono soprattutto i draghi, perfetti, tutti ben distinti l'uno dall'altro, ottimamente colorati, con bellissimi effetti di luce e ombra, e anche animazioni praticamente perfette, anche se sono poche. E questa grafica su Sega Saturn non rallenta per niente, anzi, a dire la verità, sfrutta a dovere la potenza dei 3D della console. Anche sul lato del sonoro, il team Andromeda si è dato molto da fare. Abbiamo effetti sonori tutti perfetti, che vanno bene per questa atmosfera fantasy, e alcuni rumori sfruttano molto bene i chip audio della console stessa, certo. Ma il vero pezzo forte sono le musiche di sottofondo. Sono poetiche. Per accompagnare questa ottima atmosfera fantasy non annoiano, sono spettacolari, mio Dio, sembra quasi che superino di gran lunga Final Fantasy. Invece, per quanto riguarda la giocabilità, cos'è Panzer Dragoon? Beh, questo è una sorta di sparatutto a rotaia, a scorrimento. Il nostro scopo è di mirare e sparare col drago che abbiamo a disposizione e sparare a tutto ciò che troviamo davanti. Un gameplay sostanzialmente semplice, è vero, ma il punto è che il nostro personaggio certamente non può decidere la direzione in cui andare, ma può ruotare a 360 gradi in tutto l'ambiente. In pratica così riusciamo a sparare a tutti gli avversari che abbiamo, e se ne abbiamo evitato qualcuno possiamo sparare a quelli che ci troveremo dietro di noi. E questo è una cosa che certamente non stona per niente su questo gioco. Cosa fondamentale è la longevità, si attesta su una grande quantità di missioni, sono veramente tante, non so neanche quante sono perché ho perso il conto, e sono molto difficili da portare a termine. Infatti, il mio consiglio è allenatevi a giocarci, perché questo gioco vale la pena prenderlo, provarlo e tenerselo stretto. Questo è stato uno di quei giochi che dimostrava di che pasta era fatto il Sega Saturn. Il team Andromeda è stato fantastico a prendere questo brand e a farlo continuare sul Sega Saturn per ben 3 puntate. Ci furono anche un seguito e una sorta di prequel che è molto originale, che ve ne parlerò un'altra volta, gente. Soltanto recuperatelo, esiste solo per Sega Saturn. Vi aspetto alla prossima, gente. Ciao!